4-2-4 con sesto esterno basso si è riusciti a scardinare una buona, si può dire, su un'ottima difesa della Lucchese. Assolutamente. Ci abbiamo provato, l'atteggiamento è stato quello giusto. Avevamo spessissimo la palla noi. Non abbiamo subito nessuna situazione da gol. Forse l'unica è stata la punizione laterale durante il recupero. Per il resto non c'è stato proprio niente. Anche se, a dire il vero, anche noi non siamo riusciti a creare dei pericoli veri e propri. Siamo stati un po' sterili. Abbiamo cercato di imporci, quando siamo riusciti a calciare in porta non sono usciti tiri particolarmente pericolosi e sulle palle alte loro sono stati bravi a difendere bene anche grazie alla densità di uomini che avevano. È stata una partita che dovevamo riuscire a sbloccare in qualche modo per portarla dove avremmo voluto e sicuramente sarebbe andata in maniera diversa. Non siamo riusciti a sbloccarla, un po' per forse mancanza anche un po' di brillantezza nelle azioni offensive e anche un po' per bravura della Lucchese che giustamente per quello che gli serve è venuta qua a chiudersi e a cercare pareggio. Quindi, ma mister, ancora una domanda. È un caso che questo tipo di difficoltà ci sia contro squadre che si chiudono, che hanno queste difese a 3 o a 5, tipo la Lucchese oggi, Monza e una serie di altre squadre? Beh, quando non ci sono spazi è più facile che ci sia difficoltà a trovare il gol. Col 3-5-2 contro il Pontedera la prima partita abbiamo vinto 5-1. Perché siamo riusciti a sbloccarla, ecco lì che la partita cambia, perché poi la squadra avversaria deve cambiare completamente mentalità, è diverso. Noi nelle poche occasioni che siamo riusciti a creare non ci siamo riusciti, sicuramente sotto certi aspetti potevamo fare meglio, perché se non siamo riusciti a creare tante occasioni da gol, questo è innegabile, però è anche vero che ci abbiamo provato fino alla fine. Non sempre si riesce ad avere la brillantezza tale per riuscire a sovrastare gli avversari che sono tantissimi nelle loro tre quarti. La scelta di Bellazzini inizialmente probabilmente era anche un pochino per crearsi questi spazi, perché te lo aspettavi una squadra chiusa come si è presentata la Lucchese, però lui rientrava molto spesso da una mano a Barlocco, perché da quella parte c'era Davanti che era forse il più incisivo di loro. Sì, Tommaso usciva spesso sul loro quinto davanti, poi era bravo davanti a portarsi la palla in avanti con grande velocità e con grande forza, e quindi fare abbassare di conseguenza Tommaso. Però ha giocato spesso anche nella tre quarti avversaria. La mia idea, a parte quella di comunque una rotazione che sto continuando e continuerò da qui in avanti, era anche chiaramente quella di avere due mezziali capaci e bravi nell'inserimento per cercare di aprire un po' le maglie anche della loro difesa 3. Loro sono stati bravi e non ci siamo tanto riusciti. No.